Cari amici ed amiche di Spazio Tempo Channel e nella rubrica Spazio Giallo, anche stasera ci occuperemo del caso di Liliana Resinovic. Molti di voi sanno, quelli che stanno seguendo attentamente questo caso, sanno che ci troviamo in un periodo cruciale, perché tra poco le nuove indagini saranno concluse. Per cui ci attende la famosa perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, dopodiché questo caso dovrà prendere una conclusione. Non per essere ripetitivo, ma questo caso è giunto in un punto molto critico e particolare, per cui lo sto trattando molto spesso, anche per aggiornarvi di alcune novità. E di novità ce ne sono. Specialmente di novità giornalistiche più che altro. Abbiamo assistito a varie trasmissioni, Ore 14, Chi l'ha visto, Quarto Grado proprio ieri, e effettivamente ci sono delle cose che bisogna parlare. In particolare vediamo che a Ore 14 c'è stato un bel intervento della criminologa Roberta Bruzzone, che per la verità io all'inizio avevo fortemente criticato, perché sappiamo bene che lei ha incominciato a trattare questo caso un po' diciamo colpevolista nei confronti di Sebastiano. Si dichiarò apertamente nella trasmissione di Ore 14 amica di Gabriella, ma evidentemente secondo me non aveva ben letto gli atti processuali, per cui poi leggendo gli atti processuali si è resa conto in che contesto ci troviamo, e con il passare del tempo si è resa conto che le cose stanno ben diversamente da quello che vogliono far credere all'opinione pubblica, parenti e amici che ormai conosciamo. E a Ore 14 c'è stato il solito intervento di Ore 14 di tre giorni fa circa, c'è stato il solito intervento di Claudio Sterpin, che in pratica ha incominciato a dire che lui avrebbe contatti con una persona, diciamo, valida, che ha studiato un po' l'alibi di Sebastiano. Claudio Sterpin dice questo, e questa persona sarebbe credibile perché è competente, e facendo un po' delle analisi sulla action cam, sulla GoPro di Sebastiano, ritiene che i dati, gli orari, i tempi e i movimenti siano sospetti, che non siano fedeli a quelle che sono le realtà dei fatti. Alla domanda dei vari giornalisti, ma che fonte è, chi sarebbe questa persona, Sebastiano glissava, diceva: non è importante chi è, però potrebbe andare in procura a depositare un po' queste analisi. E smontare questa affermazione secondo me è abbastanza facile, in quanto, a parte che gli inquirenti hanno e stanno ancora analizzando questi dati della GoPro, ma all'epoca fu fatto anche nella prima perizia, analizzarono i dati della GoPro, ma in particolare analizzarono i metadati, che sono quei dati che lo strumento imprime nel file, dove vengono evidenziati data, ora e anche la posizione. Ma non è che gli inquirenti si sono basati solo su questi dati, a parte che i metadati sono abbastanza fedeli, perché non si possono facilmente modificare i metadati, anzi forse non si possono modificare, perché una cosa è impostare data e ora sul dispositivo e magari far risultare che quel video è stato fatto in quel giorno, però i metadati è un qualcosa di più profondo che gli esperti vanno a controllare e che dicono quando è stata fatta quel video, a che ora e dove. Quindi a parte i metadati, però, bisogna aggiungere anche un altro valore, cioè gli inquirenti hanno incrociato le riprese della GoPro, ma anche le riprese
delle telecamere di sicurezza dei vari luoghi dove Sebastiano ha transitato quel giorno. Quindi c'è un incrocio di dati che confermano quell'alibi, perché confermano la posizione, la data e l'ora della GoPro, perché in contemporanea è stato ripreso anche da alcune telecamere del posto. Quindi questi dati sono confermati, poi saranno rivalutati anche nella seconda indagine. Claudio dice che invece ci sarebbe una persona che ha contrastato questo dato. Peccato che però in questa fase di indagine nessuno può andare a analizzare la GoPro, perché la GoPro di Sebastiano è sotto sequestro ed è oggetto di attenzione anche in questi giorni, per cui questo pseudo consulente non so come abbia potuto analizzare questo dispositivo. Ce lo dica Claudio, e così siamo tutti più tranquilli, perché è impossibile in questa fase di indagine andare a verificare una cosa che è ancora oggetto di indagine. Ecco, ci sono i famosi punti da completare e la GoPro è ancora all'attenzione, ancora sotto osservazione degli inquirenti, e quindi neanche questo viene contestato nella trasmissione, però bisogna dire appunto che la Roberta Bruzzone, la criminologa, gli ha dato una bella, diciamo così, l'ha contrastato dicendo che è ora di finirla, che bisogna prendersi le proprie responsabilità su quello che si dice, che loro stanno puntando non il dito ma tutta la mano, l'avambraccio, il braccio, la spalla, proprio queste parole, per cui bisogna prendersi le responsabilità, e qualora fossero chiuse le indagini loro dovranno poi metterci la faccia, perché continuano ad accusarlo a Sebastiano senza delle prove fondate, senza dei riscontri, senza delle testimonianze certe, per cui poi Claudio Sterpin ritorna un po' sui suoi passi dicendo no, ma io non ho mai puntato il dito contro Sebastiano. Ma come? Ma come si fa a negare l'evidenza? Questo è successo a ore 14 ed è stato oggetto di discussione anche sui vari social, diciamo che è stato un po' eclatante questa cosa. Si continua però, anche abbiamo assistito a una sceneggiata quasi su Quarto Grado l'altro ieri venerdì, quando comunque abbiamo visto il confronto tra la cugina di Liliana, Silvia, e Sebastiano è stato ad ascoltarla in religioso silenzio, con educazione direi, insomma. Il primo intervento di Silvia è stato fluido, io sinceramente non è che riesco a starci dietro a questa signora quando parla, ho un po' di difficoltà di capirla, però comunque ha fatto il suo discorso e Sebastiano era lì che l'ascoltava, non ha mai interrotto. Fatto sta che dopo pochi minuti che invece è toccato a Sebastiano parlare, dopo pochi minuti ha incominciato a contrastarlo, a rispondere, a parlare sopra, specialmente quando Sebastiano ha descritto i rapporti che vi erano con la famiglia di Liliana, e che quando è giunto poi il momento di sposarsi la famiglia era quasi contro questo passo del matrimonio, ne parlava male. A questo punto è intervenuto la cugina che lo ha stoppato, lo ha contrastato, e a questo punto, vedendosi interrompere di continuo, Sebastiano ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto in precedenza, si è alzato e è andato via. Fortunatamente poi sono riusciti a riportarlo nello studio, lui era in videocollegamento con lo studio di Milano e ha continuato a raccontare un po' la storia, insomma, e si vedeva che
la cugina Silvia era molto arrabbiata. Ancora più arrabbiata è un po', diciamo, così un po' seccata, la vedevo quando Marco Oliva ha incominciato a fare alcune domande e lì si è un po', diciamo, l'ho vista un po' imbarazzata, un po' anche arrabbiata, perché Marco Oliva le ha chiesto: ma come mai Liliana non si è confidata con lei quando ha avuto queste gravidanze nel 1985, specialmente che era molto giovane, come mai non si è confidata con lei? Mentre invece poi nel 93 ha continuato a non confidare a nessuno, ma solo a Sebastiano ha fatto questa confessione. E lei dice: sì, ma io ho 6 anni di più di Liliana, all'epoca nell'85 ero sposata, avevo 2 figli. Beh, ma questo che significa? Anzi, a maggior ragione, secondo me, Liliana doveva affidarsi alla sua amatissima cugina, che avendo più esperienza di lei poteva dare dei saggi consigli, a maggior ragione, io penso. Fatto sta che, secondo me, ma come ha anche sempre detto Sebastiano, secondo me tra Liliana e Silvia non è che poi ci fosse questo rapporto così stretto, diciamo, ecco, che io sappia si vedevano un paio di volte all'anno, ma fatto sta che io questo l'ho scoperto a quarto grado venerdì, fatto sta che Liliana non l'ha invitata al matrimonio, questo la dice lunga, perché sappiamo il matrimonio è un evento importantissimo nella nostra vita, è un evento unico, diciamo, il primo matrimonio è quello che comunque segna, no? La nostra vita, e non l'ha invitata al matrimonio, questa è una notizia. Ciò significa che, secondo me, ma lo potete immaginare anche voi, tra le due almeno in quel periodo non correva proprio quel rapporto stretto. C'è da dire poi che sempre a quarto grado sono emerse altre cose eclatanti, e la cugina incomincia a dire che ci sarebbe una donna che afferma di aver ricevuto una mezza confidenza da Liliana, cioè che Liliana avrebbe detto: l'uomo della mia vita non sarà mai mio perché è già sposato. E quindi va bene. E poi questa amica domanda: ma chi, Sebastiano? No, non è Sebastiano. Quindi ipotizzano che questa persona fantomatica potrebbe essere Claudio Sterpin, ma io dico, ma dove le trovano queste cose, che poi, se fossero anche vere, siamo di fronte all'ennesima testimonianza, tra virgolette, che viene fuori dopo 2 anni e mezzo. Abbiamo visto la testimonianza dell'albergatrice, vi avevo preannunciato che sarebbe stato comunque inutile anche portarla in procura, abbiamo visto che sviluppi non ce ne sono e non ce ne saranno per l'albergatrice, figuriamoci per una storia del genere. Perché? Perché anche volendo prenderla per buona questa cosa, cambierebbe ben poco, cioè a parte che magari la procura già ipotizza una relazione, io non sono d'accordo, secondo me non è mai esistita questa relazione, ma solo dei rapporti di tipo amicale, ma soprattutto c'erano dei rapporti, secondo me, di affari magari, no? Ecco, quindi non è provata nessuna relazione tra Claudio Sterpin e Liliana. Sappiamo che, vi voglio dare anche una notizia, ma ormai credo che, seguendo anche altri video, pochi video, in particolare quello di Nicola Castellano, sappiamo benissimo, ma anche io che ho studiato un po' gli atti, sappiamo benissimo che non c'è nessun messaggio WhatsApp tra i due. Nessun messaggio, nessuno scambio di cose amorose, messaggi non ce ne sono tra queste due persone, ci sono solo tantissime telefonate
che duravano molto poco, quindi il tempo di scambiarsi qualche informazione, mentre invece il 9 dicembre 2021 e il 13 dicembre 2021 ci sono delle telefonate più lunghe, molto lunghe, dove è mistero sul loro contenuto. E io immagino pure cosa ci possa essere in queste telefonate. E però tutti credono nella storia d'amore, o quasi tutti, io non ci credo, e quindi anche la procura in una prima fase ha ipotizzato un imbuto emotivo per il quale poi si sia tutto concluso in maniera drammatica, come sappiamo. Allora, loro in quest'ultimo periodo sono molto tesi, lo abbiamo visto nelle varie trasmissioni, c'è una tensione incredibile, in primo piano sempre Claudio Steppin, che addirittura parla di persone che hanno analizzato questo e quello. Ma questa persona che ruolo avrebbe in questa storia? Parla con consulenti, pseudo consulenti, che al massimo sono i familiari che dovrebbero trattare di questi argomenti. I familiari hanno i loro avvocati, i loro consulenti, sappiamo nome e cognome, ma poi viene Claudio Steppin a dire che una persona, che non è importante sapere il nome, ha detto, vedremo, che questa cosa farà un altro bel buco nell'acqua, perché solo questo può fare. Sono favole a questo punto, tanto è vero che poi ieri, il venerdì, voglio dire, a quarto grado, il giornalista Carmelo Abbate a un certo punto interrompe Silvia e dice: se volete sapere la verità, citofonare Steppin. Se volete sapere la verità, citofonare Steppin. E io a questa affermazione invece aggiungo di più. È una mia opinione, è una mia idea, è un mio pensiero. A questo che ha detto Claudio Abbate io mi associo, però io dico qualcosa in più. Volete sapere la verità? Riunitevi al posto delle fragole, fate la colazione, tra di voi parlate, che la verità la conoscete. La verità la conoscete, a mio avviso, è una mia idea, ma io in quest'ultimo mese, come già ho detto nel mio precedente video, colgo l'occasione per ringraziarvi del mio ultimo video, ha avuto un volume di visualizzazione elevato, molto interesse, molti si sono iscritti ancora al mio canale, vi ringrazio con mia soddisfazione, ma in questo ultimo mese io ho potuto fare dei progressi, come già ho detto, e la verità io credo di in qualche modo di averla acquisita. Ovviamente vi do anche un'anticipazione, sicuramente verranno fuori delle cose che non sono risolutive assolutamente al 100% per questo caso, ma faranno capire, quando verrà fuori questa verità, faranno capire in che situazione si trovava Liliana, sia nel passato, ma sono cose così traumatiche che una persona, è una donna, può portarsi per tutta la vita e così, diciamo, gravi, che possono comunque influenzare il corso di un'intera vita, perché bisogna, questa storia è molto interessante dal punto di vista criminologico, perché abbraccia vari fattori, vari aspetti, sono dinamiche familiari che bisogna studiare, ci sono dinamiche che qualcuno vuol far credere passionali, relazionali, diciamo che vogliono far credere ma che non ci sono, ci sono dinamiche economiche,
ci sono dinamiche psicologiche, bisognerebbe, e non è stato fatto a mio avviso, fare un serio approfondimento, una seria autopsia psicologica sulla signora Liliana, che a mio avviso non è stata fatta, perché comunque in questa storia non si dice tutta la verità, per cui non si può arrivare a una valutazione seria. E ci sono delle dinamiche di natura economica soprattutto, io credo che questo sia l'aspetto principale di questa storia, ecco. Quindi è molto interessante dal punto di vista anche di tutte queste dinamiche che si intrecciano e rendono la storia complicata. E quindi solo un'indagine attenta con persone molto competenti possono venirne a capo. In ogni caso, questa storia tra poco avrà una conclusione, anche se bisogna dire che continuo a sentire cose incredibili in televisione da parte di consulenti, anche giornalisti, e non vi dico poi nell'ambito di amici e anche parenti che continuano a puntare il dito contro Sebastiano. Si va sempre dal presupposto che Liliana sia morta il 14, amici, bisogna chiarire questa cosa una volta e per tutte. Si approfondiscono aspetti, alibi, movimenti, a parte che vogliono verificare l'alibi di Sebastiano, ma verifichiamo anche l'alibi di qualcun altro, insomma le cose sono alla pari. Se dobbiamo verificare l'alibi di Sebastiano, verifichiamo anche l'alibi di Claudio e anche di qualcun altro. Il 14 Liliana è andata semplicemente via di casa. E non ha tolto solo la fede, ha tolto tutti gli anelli, tutti, ha tolto bracciali, braccialetti, ha tolto anche la fede e ha lasciato i telefoni a casa e ha lasciato i documenti, soldi e quant'altro. Quindi Liliana il 14 si è semplicemente allontanata volontariamente da casa sua perché aveva magari paura di qualche evento. Diciamo così, mettiamola così. Sicuramente è stato un allontanamento volontario, sicuramente è stata in un appartamento con tutti i comfort possibili e immaginabili, sicuramente prevedo che il giorno 4 si sarà recata dove poi è stata trovata. Mi fa piacere che il generale Garofano, anche il generale Garofano, abbiamo visto che, e lo ha ammesso onestamente, perché solo una persona onestamente, intellettualmente onesta può dire, e l'ha detto, io mi sono cambiato un pochettino opinione in questi giorni, soprattutto quando mi sono recato personalmente nel boschetto di San Giovanni, il parco dell'ex ospedale psichiatrico. Questo l'ho fatto anche io, vi ho mandato il video, ho fatto un video e il generale Garofano ha detto le mie stesse parole. Ho camminato lungo questo sentiero nel bosco, mi sono recato sul posto dove è stato trovato il corpo e poi la mia curiosità investigativa mi ha fatto sollevare le scarpe per vedere, come ho fatto io, vi ho fatto vedere la foto, per vedere un po' le suole, ed erano pulite. Stessa cosa ve l'ho fatto vedere anch'io. È vero che ci troviamo in un'altra stagione, con un altro clima, però c'è la possibilità comunque concreta di camminare in questo bosco e non sporcarsi, perché ci sono dei piccoli sentieri un pochettino più accessibili dove poter camminare, insomma è così, è un posto comunque facile da raggiungere, non ci vogliono capacità atletiche di chissà quale genere, l'ho fatto io, l'ha fatto il generale Garofano, comunque lo possono fare un po' tutti, è vicinissimo al posto delle fragole e all'ex ospedale psichiatrico, insomma si arriva in pochi minuti e certamente
non è possibile che il corpo sia stato in quel posto per 21 giorni, non è possibile perché non è stato accertato che il corpo sia stato mantenuto in un congelatore, non è logico pensarlo, ma non è scientificamente provato e non lo sarà. Vedrete che ce ne darà conferma la dottoressa Cristina Cattaneo. Non se ne può più, perché ultimamente hanno esigenza di cambiare un po' l'opinione pubblica, la vogliono, però stanno ottenendo l'effetto contrario. In trasmissione, tutte le volte che si confrontano con la dottoressa Roberta Bruzzone ricevono delle forti critiche. Sì, è vero, la maggior parte dei giornalisti cavalca un po' l'onda del gossip di relazione, tradimento, amanti. Questo porta molto seguito a livello televisivo, e per questo si cavalca questo tipo di notizia. Fatto sta che tutte le cose dette da Claudio, dalla cugina, dai parenti, dagli amici, non portano ad un risultato di avanzamento dell'indagine, non portano a niente. Io credo che questo lo capiscono in qualche modo anche loro, soltanto che io ho la sensazione che Sebastiano debba qualcosa a queste persone, debba qualcosa, perché c'è troppa rabbia. Quindi l'unica spiegazione è che c'è molta unione tra queste persone contro Sebastiano, che devo dire che ultimamente ho osservato che a Trieste ci sta molto poco, e questo la dice lunga. È vero che lui è liberissimo di andarsene in giro, però io ho la sensazione che eviti proprio di stare in quella zona e di fare un po' così i suoi giri, ma a Trieste ci sta veramente poco, e in un certo qual senso lo potrei anche capire. Però ho la sensazione che queste persone, ho la sensazione che poi alla fine non interessa ad arrivare a una verità, ma c'è lo scopo di rompere le scatole, di ledere l'onorabilità, la credibilità di questo Sebastiano. Perché ditemi voi cosa porta che in procura si presenta questa signora dicendo che ha la prova che c'era la relazione tra Liliana e Claudio. Ho capito, vogliamo sempre far credere che c'è il marito geloso che ammazza la moglie, ma non è così. Quando l'avrebbe ammazzata la moglie? Come? Dove? Quindi non porterà a nulla, perché sono tutte cose che già sono state analizzate. Per cui siamo sempre punte da capo, abbiamo visto degli interventi veramente che sono quasi comici, se non fossero riferiti a un caso così drammatico, però non si arriva a nulla. Quindi questo è quanto, io vi saluto e ci sentiremo quanto prima anche per altri casi. Colgo l'occasione che uno dei miei prossimi video parleremo di nuovo anche di Antonella Di Massa, la signora di Ischia che è stata trovata morta, ecco, e quindi c'è anche in questo caso tanto da approfondire e parlare. Per quanto riguarda il caso di Liliana, sicuramente ci sentiremo a breve. Saluti.